la prima uscita ufficiale con Nicca, come è la prima uscita ufficiale. Sì, è la prima uscita ufficiale dove possiamo anche provarla bene, perché oggi facciamo una regata. È regata qua da Marina di Pisa, una regata secondo me che poi tra l'altro si addice alla barca su due fisse, quindi una costiera molto molto da allungare via, e quindi se troviamo le condizioni giuste e le andature più divertenti per Nicca ci divertiamo. E comunque insomma, è emozionante, la prima regata, la prima uscita ufficiale. Perché che caratteristiche ha la barca? La barca ha delle caratteristiche tutte pensate alla velocità. Marco, abbiamo con Bismar abbiamo concentrato tutte le attenzioni sulla progettazione a riguardo della velocità e della navigazione d'altura. Tant'è vero che la barca è stata concepita per fare le regate d'altura, le classiche del Mediterraneo, e per prepararci per fare l'arc e andare ai Caraibi e fare delle regate ai Caraibi. Quindi una barca da diciamo da navigazione. Hai solo 4 winch? Sì, abbiamo risparmiato su winch, ma in realtà è una scelta che parte proprio dal concetto della barca. Non è una barca che è nata per fare bastoni, per fare regate lunghe, e quindi nell'ambito di questa scelta l'ottimizzazione è andata verso una razionalizzazione del pozzetto e anche un alleggerimento, perché avendo tolto i winch, avendo motorizzato winch, anche il trasto randa, abbiamo risparmiato anche una barra due persone di equipaggio. Nonostante però l'aggiunta del generatore corrente, il saldo rimane positivo. E quindi abbiamo raggiunto una comodità, oltre all'attenzione alla tecnica della barca e agli aspetti, alle specifiche. Mi fa vedere come funzionano? Un altro dettaglietto da far vedere, secondo te qual è? Un altro... No, il prossimo dettaglio lo vediamo navigando. È incredibile quando... Speriamo di raggiungere quella velocità critica, ma basta 8 nodi reali e ci permette di staccare la poppa e vedere la scia della poppa completamente libera e liscia. Significa che abbiamo raggiunto l'obiettivo della leggerezza e della potenza della barca. Questa è la cosa più bella che vedremo. Allora, sono i primissimi bordi, sì. Che sensazioni provi? Strepitoso. Perché, no, vorrei il reale. No, ho chiesto reale perché vi faccio vedere ora il rapporto tra il vento reale e la velocità della barca. Quindi significa che la barca se lo fa al vento e va veramente fuori. No, è stupendo, no, abbiamo fatto Alessandro che ha fatto veramente, abbiamo raggiunto proprio l'idea, il concetto. Per la bellezza si è superata la barca, ora vediamo un pochino sulle prestazioni, però promette bene. Ti chiedevo delle emozioni perché questa è un po' una barca che hai anche un po' sognato per tanto tempo, ma finalmente hai quello che sognavi come barca, o no? Sì, 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 proprio questo è la realizzazione di un sogno, siamo partiti da un sogno e l'abbiamo trasformato in concretezza, in realtà. È un sogno chiaramente che parte da un'esperienza vissuta sulla costruzione di un'altra barca one off e su tanti anni di navigazione, e quindi questa abbiamo voluto che fosse la sintesi di tanti aspetti che riguardano sia la navigazione con la mia famiglia, ma anche aspetti tecnici per poter avere una barca estremamente performante. E quindi insomma, un bel connubio fra il sognare e concretezza da cui poi realizzare questo sogno. Dicevo che Roberto parla molto bene di questo progetto, ma in realtà perché è molto appassionato in quello che fa, e quindi chiaramente è una grande soddisfazione quando arrivi in fondo a provare al timone una cosa che hai sognato, no? No, è fortissimo. E beh, ma è quello che cerchiamo di fare, avere gente appassionata e aiutarla a soddisfare i suoi sogni. Sulla linea e le forme dello scafo, quindi che studi avete fatto, che carena avete avuto? Una carena potente, una carena che veramente desse il massimo delle prestazioni sulla natura importante, veramente, perché è una barca dedicata alle regate lunghe dove la probabilità di avere natura importanti si amplia come era importante. Però stiamo scoprendo che non abbiamo tolto niente alla potenza.
che veramente ha un angolo molto, molto interessante e questa scafo semplicemente molto potente sulla parte pompiera non fa risentire il comportamento, la performance di quella della macchina. Come tutte diciamo, le carene moderne da regata ha uno spigolo pure questa sì, barca qua. Appunto lo spigolo è l'espressione massima della ricerca, della potenza. Per avere una velocità critica di come si dice in gergo, dove la barca stacca, molto bassa. Quindi poi lo vedremo anche fra poco, già a 8 nodi, a 7 nodi e mezzo la barca stacca, si forma la scia pulita e quindi significa che perché lì comincia lo scafo comincia a rendere per quello che è stato progettato, quindi per avere molta potenza e staccare il prima possibile. Quindi stacca in planata veramente veramente in testa. Tu hai voluto una barca diciamo veloce come valore assoluto, senza stare troppo a guardare i rating, i compensi o cosa? No, cioè l'ho voluta veloce in termini assoluti per un semplice motivo. Nelle regate lunghe, sì, a mio parere, sulla base dell'esperienza, a mio parere il vantaggio di trovarsi geograficamente avanti è impattante. Quindi la velocità, a questo punto c'è la ricerca della massima velocità. Non si può basare una regata lunga su un discorso giocato su compensi, sarebbe secondo me un errore tattico in partenza grave. Quindi per far questo, a mio parere, dobbiamo andare per forza, abbiamo scelto proprio di andare sulla velocità pure per sfruttare questo vantaggio. 5-4. Ma lo userai anche un po' in crociera? Sicuramente. Ora, dopo questa regata, si ottimizza l'allestimento crocieristico e quindi i primi fine settimana mi faccio con la famiglia, poi ad agosto mi faccio proprio una bella crociera con questa barca. La tua meta preferita per andare in crociera? Corsica. Barcaccia. Poco frequentata, chiaramente poco frequentata perché insomma è un punto un po' esposto, no? Quindi però se ci sono le condizioni ottimali, la spiaggia e la barcaggia davanti alla giraglia credo che sia la spiaggia più bella del mondo. Anche in crociera quindi la barca veloce piace? Certo, si fa bene, si vede più posto.